parlerai di cripto e come inserirle in un portafoglio titoli. Quali strumenti finanziari si utilizzano in questo contesto? Allora, si possono utilizzare sicuramente diversi strumenti. Principalmente noi utilizziamo il mercato spot, quindi noi acquistiamo Bitcoin realmente, lo acquistiamo spot a mercato e lo deteniamo in un portafoglio, quindi in un hardware wallet. Ci sono comunque sia tanti modi di investire nel mercato cripto, anche tramite strumenti ETP, quindi tramite magari ETN, ETC, o anche tramite opzioni. Ad esempio oggi parlerò di opzioni, come operare in opzioni sulle criptovalute, però principalmente, vi dico la verità, noi operiamo sul mercato spot, quindi ci compriamo Bitcoin e lo possediamo in portafoglio. Molto molto interessante, quindi c'è una diversificazione anche per quanto riguarda proprio gli strumenti finanziari che si vanno a inserire. Questo nuovo contesto di mercato per le cripto, con tassi di interesse sui massimi dal 2008, come potrebbero muoversi le maggiori criptovalute in questo scenario e quali sono le possibili evoluzioni del mondo cripto in futuro? Allora, per quanto riguarda i tassi di interesse, io sono stato sempre preoccupato un po' da questo in passato, nel senso che quando salgono i tassi di interesse tutte le asset class che non sono produttive, quindi che non rilasciano dividendi o cedole, tendono a scendere di prezzo. E quindi mi aspettavo un po' una discesa di prezzo del mondo cripto, provenivamo comunque da una fase di euforia estrema. Io credo che ancora i tassi li devono continuare ad alzare, quindi non abbiamo secondo me ancora finito. Temo un po' per le altcoin, anche un po' per Bitcoin, ma meno, però per le altcoin, quindi tutte le altre criptovalute, secondo me non andranno chissà quanto bene. Quindi io in questo momento sto sottopesando le altcoin e magari mi espongo a Bitcoin. Dici, potrebbe esserci una scrematura di cripto? Sì, sì, immagino. Ultima domanda, che caratteristica ha un portafoglio ottimale in questo contesto di mercato? Allora, in questo contesto di mercato, rimanendo all'interno del mondo cripto, tenderei a privilegiare sia Bitcoin che stablecoin, quindi ripeto, sto sottopesando le altcoin. Mi piace inserire stablecoin in questa fase, ma anche in realtà da prima sul dollaro, sull'euro o anche sull'oro fisico tramite magari Pax Gold. Quindi rimanendo all'interno del mondo cripto in questa fase direi più focalizzati su Bitcoin e meno sulle altcoin. Non tutti sono d'accordo, ad esempio i miei colleghi stanno pressando sulle altcoin, però io ci andrei tranquillo, anche perché se arriva una recessione dubito che le persone vogliono scherzare con le altcoin o assumersi dei rischi. Diciamo, gestire il rischio in questo contesto è ottimale. Va bene, grazie Filippo e non mi resta altro che augurarti buona giornata e un buon investing.